vista della giustizia, dal punto di vista giurisdizionale. Io sono studente di giurisprudenza a Roma e nel contempo ho collaborato anche con due studi legali e presso questi studi legali appunto mi sono capitate occasioni purtroppo riguardanti reati contro la persona, perciò da qui nasce l'idea di essere promotori di queste leggi che appunto, come dicevo, cercano di migliorare la tutela di uomini e donne. Anche perché ho stampato qui, sono dei dati dell'Istat che riguardano quelli che paradossalmente uno nell'immaginario collettivo non si aspetta, che riguardano gli uomini. Ovviamente sono minoritari i casi in cui gli uomini si sono trovati ad essere oggetto di molestie, oggetto di violenze, per una questione proprio sociale, non, di visione del mondo dove la donna viene sempre vista necessariamente come il sesso più debole, anche dalle stesse parti delle femministe che tentano di superare lo stesso femminismo, però allo stesso tempo si rendono deboli loro stessi. È questo l'errore più grave che si possa fare in un momento in cui dovremmo parlare seriamente di equità sociale, ma anche di pari diritti e pari doveri che provengono da ognuno di noi senza appunto distinzione di genere. E la legge mira proprio a fare questo, ad introdurre nel codice penale delle modifiche ovviamente all'articolo 609 bis, quello della violenza sessuale, che non vada a dare dei nomi come femminicidio, stupro di donne, no, ovviamente si parla di violenza di genere. E oltre a questo c'è, con questa legge speciale, perché ricordo che la legge penale, al di là delle modifiche, può essere approvata come legge speciale, con riserva ovviamente parlamentare, quindi non sarà una legge di iniziativa popolare, ahimè, quella che bisogna raggiungere 50.000 firme, ma può essere supportata ovviamente dai cittadini tramite una sottoscrizione libera, affinché possa essere sottoposta alle forze politiche che conosciamo, di tutto l'arco costituzionale, perché è una tematica che non può essere più vista come etichettata di sinistra, così come altre cose non possono essere più etichettate come di destra. Ci sono dei valori fondanti dello Stato italiano che dobbiamo cercare di ripristinare in qualche modo. Allora, voglio entrare subito nello specifico nella legge, quella sull'antiviolenza, con le modifiche al codice penale, dove due articoli di questa legge mi interessano particolarmente. Uno è l'introduzione, per legge appunto, della violenza psicologica, un elemento che oggi non viene rilevato in quasi nessuno dei processi penali in atto per i reati di violenza o stupro, in quanto materia troppo delicata per l'autorità giudiziaria. E molto spesso sentiamo, proprio per l'assenza della violenza psicologica, sentiamo sentenze che fanno rabbrividire, come quella successa a Como qualche anno fa, che ha visto una donna vittima di uno stupro da parte di due ragazzi essere quasi accusata dal giudice nelle motivazioni della sentenza perché indossava i jeans. Queste cose nel 2020 possiamo magari immaginarle che accadono ancora nei paesi arabi, non possiamo pensare che possa succedere in un paese civile come pensiamo di essere, come lo è l'Italia, come lo è magari tutto il mondo occidentale. Perciò questa violenza psicologica riconosciuta per legge tramite il riconoscimento formale e legale della perizia psichiatrica di un CTU nominato dal giudice, piuttosto che la relazione degli assistenti sociali del comune di residenza dove la donna appunto è stata, dove è residente e vittima dello stupro. Mentre l'altro articolo che ci tengo particolarmente riguarda la vera sensibilizzazione e comunicazione, partendo nelle scuole come educazione sociale. Negli istituti scolastici di ogni ordine e grado, ve lo leggo, viene istituito il corso di autodifesa da regolamentare con apposito decreto del Ministero dell'Istruzione entro 180 giorni dall'approvazione e pubblicazione della presente legge, ai fini della primaria tutela individuale di ciascuno, che riguarda uomini e donne.
Poi, comma 2, nei programmi didattici ministeriali all'insegnamento dell'educazione civica, già oggetto di ripristino curriculare, perché è stata approvata dal Parlamento lo scorso anno ed rientrerà nelle nostre scuole a partire dal settembre prossimo, dovranno essere inserite le informative della presente legge, dei relativi capi e sezioni del codice penale. Insegnare anche ai ragazzi, in maniera semplice, in maniera iconografica magari, quello che va a tutelare la stessa loro autodifesa. Infine, le disposizioni innovative saranno oggetto di campagne radiotelevisive, nonché inserite a forma di iconografiche semplificate in tutti gli edifici pubblici, negli istituti di recupero e di inclusione sociale e negli studi medici professionali. E questo per quanto riguarda la legge sull'antiviolenza di genere, che poi potrebbe anche essere estesa, lo so che magari può far ridere, però anche agli animali, visto che molte violenze vengono anche subite da altri esseri viventi che sono diversi un po' da noi, però meritano rispetto. L'altra invece riguarda la materia dei reati informatici. Nel 2006 il Ministero dell'Interno ha istituito per legge, con la legge 96 del 2006, il comitato di controllo e di gestione dei siti internet, proprio perché in virtù del fatto che si stava estendendo la rete internet. E a seguito anche di alcune denunce fatte al programma Le Iene, alcuni servizi che sono stati fatti sull'argomento, mi è venuto in mente di fare questa proposta di legge, che riguarda appunto un miglioramento del controllo dei siti, ai quali ad oggi si può accedere anche senza registrazione. E posso parlare proprio apertamente di siti di incontri, di siti dove delle persone mettono magari delle foto e tranquillamente, ripeto, anche senza previa registrazione possono accedere, e quindi automaticamente possono accedere anche i figli, possono accedere quindi soggetti minorenni, i quali sentiamo spesso sono anche loro oggetto di abusi. Per quanto riguarda queste cose qui, oltre le norme appunto sulla navigazione internet, l'introduzione di pene accessorie, sempre in virtù di quella legge 96, alcune modifiche al codice penale che recepiscano il protocollo CEDU del 2007, dell'articolo 9, adesso vi dico subito, l'articolo 9 del protocollo CEDU 2007 in materia di pedofilia. Attualmente esiste solamente l'articolo 600 e seguenti, che indica tra i reati, annovera tra i reati, quello della pedopornografia, della produzione quindi di immagini pedopornografiche, ma non la pedofilia. E la pedofilia può essere inserita nel nostro ordinamento tranquillamente discendendo dalla CEDU, che è il Consiglio Europeo dei Diritti Umani. Oltre questo, ovviamente, fare nuovamente una buona campagna informativa, perché l'informazione e la comunicazione sono estremamente importanti in un momento in cui tutti i giovani come me, ma anche le generazioni subito dopo di me, usufruiscono di questi strumenti, e molti purtroppo finiscono in vortici poco avvezzi alla socialità, come invece dovrebbero essere interpretati. Per quanto riguarda l'articolo 609 undecies, è l'introduzione di un nuovo articolo al codice penale, che è l'adescamento di minorenne, ovvero la pedofilia potrebbe essere riconosciuta già tramite questa modifica al codice penale nel momento in cui un soggetto qualsiasi adeschi un minorenne tramite internet, tramite questi siti che vi dicevo, in modo tale che con questa attività di controllo si possano prevenire reati, non punire, ma prevenire. Il problema del nostro paese è che ci siamo scordati che in realtà la giustizia dovrebbe essere il termine ultimo dove arriva appunto l'atto compiuto. Ma cosa si può fare invece a monte affinché questi atti non avvengano più, o perlomeno che vengano limitati e vengano introdotti dei deterrenti che tutelino e drasticamente facciano scendere la commissione di reati? E queste sono le domande che ci dovremmo porre tutti, anche a fronte dei dati che l'Istat ci fornisce anno per anno
sulle violenze, che magari tante volte abbiamo pure pensato, tutti questi stranieri che vengono, perfetto, è vero, molti reati di stupro o di violenza sono commessi da stranieri, ma ci sono anche moltissime donne straniere, che sono molte di più dai dati del Ministero rispetto alle italiane, che subiscono reati di questo tipo. Lo vediamo nel rapporto del 2014, questo, che ho scaricato dal sito dell'Istat, dove il 12,9% di italiane ha ricevuto violenze fisiche o sessuali, mentre per quanto riguarda le straniere si parla di 20,4%, e sono dati legati a partner, quindi a persone con cui loro convivono, non nemmeno gente sconosciuta. Ovviamente la mediaticità del momento dà sempre risalto a persone che non si conoscono, però in realtà la maggior parte delle violenze nascono e purtroppo non muoiono, visto il reato continuato di violenza psicologica, vivono dentro le nostre famiglie, dentro le nostre case, a muri che potrebbero parlare e potrebbero dire tante cose. L'altro dato che vi volevo dire, e poi ho finito, riguarda appunto i reati di molestia, soprattutto verbale, che riguardano maschi e femmine. Le femmine hanno avuto nel corso della loro vita molestie verbali. Per quanto riguarda il nostro paese, nei rapporti anni 2015 e 2016, il 24% dei reati avvenuti, mentre i maschi l'8,2%. E proprio in quegli anni lì c'è stato il caso di un ragazzo che qualche tempo fa è andato in TV, che è stato sfigurato dall'acido, dall'ex compagna, per averla lasciata. Quindi questo ci dovrebbe far riflettere su come utilizzare le parole, anche su questo, perché tante volte da sinistra dicono a destra, però voi odiate. Benissimo, ma chi è che fomenta l'odio? Questo tante volte ce lo scordiamo. L'odio è fomentato anche da quella parte lì, ma non è perché io li voglio etichettare, perché questo non è un convegno di nuovi ideologismi tra destra e sinistra, no, però tu fomenti l'odio. Sembra che è una gara a chi ce l'ha più lungo. È un continuo, sia da destra che da sinistra. Ripeto, ma sempre i nostri rappresentanti, magari più altri, apicali, ci forniscono sempre questa dicotomia tra però tu hai fatto questo, però tu hai fatto questo. Un po' come la solita frase delle amministrazioni precedenti. Però dovrà arrivare pur qualcuno che dice sì, da oggi però si fa così, da oggi bisogna fare questo, da oggi bisogna introdurre questo, perché non possiamo più aspettare cosa? Che una generazione di persone che ancora è capace di intendere, di volere e di fare cose scompaia, per lasciare magari in mano a giovani che preferiscono fuggire la vita normale, onesta, proba, quello che sia, per uno spinello, per divertirsi il sabato sera e basta, finché c'è mamma e papà. E poi che facciamo? Andiamo tutti a rubare? Andiamo tutti appunto a cercare donne tramite metodi violenti? Questo è. Grazie a tutti. Ringraziamo l'amico Daniel. Ora dedichiamo la parola a Stefania Fortivo, che è l'unica rappresentante donna in questa compagine, e avremo il piacere di sentire la sua opinione, e degna rappresentante anche come consigliere provinciale della provincia di Frosinone. Grazie mille Stefano e buonasera a tutti. Io sono qui, permettetemelo di dire, oltre sia in veste di consigliere provinciale, ma anche e soprattutto di donna, perché il convegno è su pedofilia e violenza sulle donne. Si parla spesso di violenza sulle donne, però poi mancano i fatti, tante parole ma pochi fatti. Qui oggi possiamo assistere a dei fatti, perché abbiamo visto oltre comunque sia a dei dati Istat che sono veramente raccapriccianti, ma questo penso che ormai è di dominio pubblico, che la violenza sulle donne è veramente, ogni giorno si parla di violenza sulle donne. Leggevo addirittura un articolo una settimana fa che in 2 giorni sono state uccise 5 donne e in 1 settimana 6 donne, quindi è veramente raccapricciante questo dato.
E mi fa piacere oggi essere qui, proprio perché, come dicevo, perché qui ci sono i fatti, non ci sono chiacchiere, ma ci sono fatti. Abbiamo poc'anzi assistito, comunque sia, ci è stato spiegato in modo dettagliato i vari passaggi, e devo dire anche per quanto riguarda sia la sensibilizzazione, perché io lo dico sempre, bisogna partire sempre dal basso. Noi dobbiamo partire dai ragazzi, perché sono loro il futuro, quindi nelle scuole bisogna sensibilizzare, perché altrimenti noi non andremo mai avanti. Cioè, se noi non andiamo nelle scuole e diciamo che cos'è la violenza sulle donne, perché sicuramente molti di quei ragazzi all'interno delle proprie famiglie forse assisteranno anche a delle violenze, che sia del padre, che sia del compagno, della madre, e comunque sia, non è che sto dicendo una cosa blasfema, perché basta che accendiamo la TV e noi ascoltiamo questo. Ma la cosa che mi preme anche dire è che in questi ultimi giorni abbiamo assistito a diverse critiche, sia a livello politico, sono cose blasfeme, ho sbagliato il termine, sono cose blasfeme, sia dal mondo della televisione, ma anche dal mondo della politica, cui sottolineo, non mi sento rappresentata ovviamente da quel gruppo di persone. Per quanto riguarda dal punto di vista culturale e televisivo, in questi giorni, come sappiamo, oggi termina il festival di Sanremo, e noi abbiamo dovuto, io sinceramente non l'ho visto, assistere all'esibizione di un ragazzo di 30 anni che si è permesso di scrivere una canzone contro le donne. E la cosa ancora più grave, una volta che le è stato sottolineato cosa è stato fatto, non ha neanche chiesto scusa, addirittura dice no, io confermo quello che ho fatto. Ma la cosa ancora più grave qual è? È che nonostante tutto, al festival di Sanremo, questo soggetto si è presentato, ha fatto la sua esibizione, quindi oltre il danno anche la beffa, quindi anche la visibilità a colui che ha fatto una cosa del genere. Credo che sia veramente una cosa agghiacciante, una cosa orribile. E poi l'ultima cosa, invece, dal mondo politico, arriva dalla regione Lazio, che è una cosa veramente sconvolgente. Della serie, non è che siamo contro la violenza delle donne, con quella proposta era: ok ragazzi, ammazzate le donne, violentate le donne, perché tanto a chi fa tutto questo noi gli diamo un alloggio gratis. Questo è un messaggio sbagliatissimo, un messaggio che non deve assolutamente passare, soprattutto da chi, dalle istituzioni, da comunque sia dei soggetti che dovrebbero rappresentare l'intera popolazione. È veramente agghiacciante. Infatti sono usciti una marea di articoli, giustamente, della serie: ammazzate le proprie mogli, violentate le proprie donne, tanto abbiamo qui l'alloggio gratis per tutti. Quindi io, questa settimana è stato proprio, quindi questo convegno cade proprio a fagiolo, si dice, quindi su tutto quello che è successo, quindi è un argomento attuale. A voi tutti il mio applauso, perché come dicevo ci sono i fatti ed è giusto che sia così. Io quindi vi ringrazio in quanto donna e anche in quanto comunque sia consigliere provinciale. Come dico, io cerco di rappresentare non solo le donne, ma come dico sempre, anche quando poi si viene eletti, non si è soltanto, si diventa consigliere provinciale dell'intera provincia di Frosinone, assessore di tutti, dell'intero paese che uno rappresenta. Quindi io voglio ringraziare tutti voi, voglio ringraziare Stefano Venditti, l'amico Sergio Arduini, per avermi dato la possibilità oggi qui di rappresentare le donne e anche la possibilità, insomma, di esprimere quello che penso in questo momento veramente che colpisce le donne veramente ogni giorno. Quindi grazie e di nuovo buon lavoro. Grazie a te Stefania. Ora, scusate, diamo la parola a Daniele Maura. Buonasera a tutti, grazie per l'invito, e al di là delle polemiche che ci sono state da parte dell'Associazione Nazionale Partigiani per il patrocinio dato dall'amministrazione provinciale, l'amministrazione provinciale invece ha voluto riconoscere il patrocinio a questa iniziativa, perché è una delle iniziative lodevoli che meritano appunto di essere pubblicizzate e sponsorizzate da un'amministrazione. Quindi vi ringrazio per l'invito e mi riallaccio un attimo a quello che ha detto prima la collega Stefania Furtivo. Noi come Fratelli d'Italia vorremmo dare, al di là, anche noi, una casa a chi mena, a chi fa violenza verso le proprie compagne, perché naturalmente nel momento in cui perdono casa e rimangono senza alloggi, una casa la devono avere. La casa che noi proponiamo è Regina Celi, quindi
voglio dire, per quale motivo dare un alloggio alternativo quando ci sono delle carceri che accolgono le persone che appunto provocano fanno tali danni. E invece le proposte di legge come quelle fatte da Daniel Prosperi sono quelle proposte di legge lodevoli, che spero che da subito, nel più breve tempo possibile, diventano legge, perché sono necessarie, perché nonostante tutto c'è ancora una società che cerca di giustificare tali atti e cerca di giustificarli sempre per una sorta di far comprendere alla società che anche chi ha fatto violenza forse qualche giustificazione l'aveva. E proprio di questi giorni è risultato sulla faccenda di Sere Mariottini, a cui avevano anche lì cercato di trovare una giustificazione, forse anche perché l'aggressore era straniero, quindi nel momento in cui tutto sa di razzismo bisognava trovare anche in quel caso una giustificazione nella violenza perpetrata nei confronti di questa ragazza. Invece proprio di questi giorni è stato riscontrato che Desirée Mariottini addirittura era vergine, quindi la notizia che avevano fatto trapelare era che lei si era concessa a questo violentatore extracomunitario perché voleva la droga a tutti i costi. Invece i risultati da parte dell'autopsia hanno dimostrato addirittura che era vergine, che si trovava in quel posto ma che aveva subito una violenza da parte di queste persone. Quindi proprio perché c'è ancora una società che cerca di giustificare a prescindere talune violenze, necessita che una legge sia sulla pedofilia e sia sulla violenza diventino leggi dello Stato, con delle sanzioni che portano anche, perché no, alla castrazione chimica, che è diventata una sorta di tabù. Ci sono nazioni che adottano la castrazione chimica per un motivo semplice, perché io voglio dire, chi continua a perpetrare questa violenza probabilmente lo fa perché è malato, tra virgolette, e se è malato e non esiste una medicina per curarla, l'unica medicina che esiste è la castrazione chimica, che sembra chissà che cos'è, poi alla fine non significa fare come il gallo che si porta dentro, si porta dal veterinario e subisce la castrazione, è un medicinale con un altro che porta la persona a non avere più quelle reazioni verso l'altro sesso che portino poi a violenza. Quindi vi faccio i miei auguri, spero che nel più breve tempo possibile diventa legge, e continuiamo con questo convegno, poi anche con le marocchinate, che è un tema che, al di là di quello che hanno detto l'associazione anche qui partigiani, che non si capisce, forse non leggono neanche i manifesti, perché hanno detto hanno un guazzabuglio di cose che non si capisce qual è l'affinità. L'affinità tra una proposta di legge, tra la violenza sulle donne e la violenza che hanno subito le donne di Ciociaria, e non solo, perché poi non solo, in questa terra ci sono state tante donne violentate, ma anche nel Casertano, in Sardegna, e qui Ciotto ha dimostrato che è stata proprio da parte delle truppe marocchine e senegalesi una sorta di violenza senza alcun confine verso le donne. E anche qui hanno detto che non c'era nessun collegamento che unisse questo convegno, e che addirittura la follia, questo convegno che parla di pedofilia, violenza sulle donne e marocchinate, quindi violenza sulle donne, era un attacco alla liberazione. Io capisco che qui per giustificare la loro presenza e per giustificare il fatto che la loro presenza porti a un finanziamento da parte dello Stato a questa associazione, loro devono ogni tanto fare qualche articolo di giornale. Speriamo di andare presto al governo come Fratelli d'Italia, come destra, per togliere anche come governo il finanziamento a questa associazione. Grazie e buon lavoro. Grazie Daniele. Ora diamo la parola a Luca Romagnoni, il presidente dell'associazione Destra Sociale. Grazie, buonasera a tutti. Io rappresento Fratelli d'Italia, quindi non solo la nostra associazione, e vorrei soprattutto rappresentare una,
un sentito comune che è molto meno comune di quello, cioè scusate, che è più comune di quello che si immagina e che però la politica un po' trascura, tutta la politica devo dire, ed è la responsabilità, secondo me, della politica nell'aver consentito negli anni la depenalizzazione di alcuni reati come quello di plagio, che non esiste più, ed è un esempio di come chi psicologicamente è fragile non sia più tutelato dallo Stato. Il reato di plagio, che consentiva prima di perseguire le persone che convincevano l'anziano, il disabile a cedere beni o quant'altro, si decise di toglierlo di mezzo, così come è stato fatto anche con altri reati, al fine di come dire, togliere alla società, allo Stato, la responsabilità soggettiva di dover riconoscere che c'è chi operava con mezzo subdolo per ottenere un vantaggio. Questa fu un po' la motivazione che a sinistra si sbandierò per eliminare questo tipo di reato. Però purtroppo noi viviamo in una società che se ne aveva bisogno quando hanno depenalizzato, oggi ne ha ancora più necessità, perché mentre prima la comunicazione tra tra un ente, tra una testata giornalistica e la popolazione era comunque soggetta ad un mezzo che aveva un qualche controllo, oggi noi viviamo in una società dove il controllo è difficilissimo, perché la diffusione dei telefoni, dei social, l'importanza che ha la rete internet, la sua facilità, la fruibilità e il suo difficile controllo rispetto ad altri stati dove questo controllo invece è ferro, pensiamo insomma alla Cina, all'Iran, cioè dove lo Stato ha una funzione centrale forte, questo controllo viene esercitato, direte voi, forse anche in maniera oppressiva, anche in maniera estremamente limitante. E nella nostra società invece è esattamente l'opposto. Il controllo vero su questa, sulla diffusione di informazioni, sulla diffusione delle immagini e così via è francamente difficile. Oltre a ciò, a mio giudizio, noi dovremmo chiedere alla politica di imporre a un servizio pubblico televisivo delle regole che questo servizio pubblico televisivo non ha più da tanti anni. Dice, una volta c'era la censura, beh, la censura teoricamente esiste tuttora, c'è ancora un comitato di censura. Mi chiedo come possa operare in questo contesto, perché noi assistiamo in orari cosiddetti di fascia protetta su ogni canale a trasmissione di messaggi pubblicitari, spettacolari, cinematografici e quant'altro, che francamente a un bimbo non bisognerebbe far vedere certe cose. Noi abbiamo, non voglio citare, ma c'è uno sceneggiato di Giappone, insomma è un serial che manda la RAI in prima serata, dove ci sono delitti efferati, autopsie, cose. Ora, che in un mondo di libero mercato possa difficilmente controllare quello che fa l'imprenditore privato o la piccola televisione, posso comprenderlo, che però si lasci al servizio pubblico la possibilità di diffondere programmi e immagini che squalificano l'immagine della donna, che diffondono, c'è una diffusione di immagini violente che francamente è imbarazzante, per questo francamente non dovremmo accettarlo. Quindi è il ruolo del servizio pubblico televisivo che andrebbe fondamentalmente rivisto e fondamentalmente controllato. L'altra sera hanno consentito di insultare la polizia di Stato e lo Stato stesso attraverso la televisione di Stato, attraverso il Festival di Sanremo. Cioè, francamente, io credo che queste cose accadano solamente in Italia. Non c'è Stato al mondo che consenta al suo ente pubblico, che siamo obbligati poi fra l'altro a pagare, perché non possiamo neanche liberarci di questa gravità, di prendere in giro, ma
forse se in giro andrebbe anche bene, ma di offendere così gravemente le forze dello Stato stesso che sostengono il servizio pubblico televisivo. Questo francamente è una cosa ridicola. Quindi una forza che io vorrei che il nostro partito prendesse una volta in pugno la situazione e dicesse: finiamola con il servizio pubblico televisivo, privatizziamo, così liberiamo i cittadini da questa gabella che sono costretti a pagare, adesso lo paghiamo sul canone elettrico come tutti sapete, e soprattutto responsabilizziamo chi deve fare spettacolo, chi deve fare cultura. Bene, devi essere pagato volendo in unità cultura, come è stata la televisione di quando ero bimbo io, che senz'altro avrà avuto già all'epoca i suoi difetti, ma certe cose in televisione si vedevano. E ci possiamo meravigliare che oggi i bambini a scuola fanno discorsi che, insomma, quando avevo io 10 anni, io sono attento la sera, se accendiamo la televisione e vedo un programma che non ci sembra tanto adatto, sentiamo una parola, subito mia moglie e insomma cambiamo canale. Ma non tutti lo possono fare questo. Quindi non possiamo, non può essere, diciamo, il fronte a valle che agita l'acqua che cade da sopra, deve essere a monte, che non si trasmettono e non si veicolano immagini, comportamenti, modi di dire e di fare che finiscono per dare della società italiana un'immagine veramente pessima. E io tante volte mi pongo, dice, gli albanesi guardano la nostra televisione, in Tunisia guardano la nostra televisione, tutti si fanno, che immagine si fanno dell'idea, della nostra Italia? Sicuramente non possono farsi una buona immagine, non possono arrivare qui pensando che le nostre donne vadano rispettate nel momento stesso in cui vedono una televisione che dell'immagine della donna, al di là di qualche chiacchiera che fanno ogni tanto, francamente non danno delle immagini edificanti. Quindi il nostro compito è difficile, e molto di più potrebbe fare la politica se prendesse una battaglia che poi inizialmente fu fatta per altre ragioni, ovviamente, ma chi ha la mia età se la ricorda. E il primo che disse, ma questa, togliamo l'obbligo del canone televisivo, togliamo questa sorta di privilegio a un gruppo che gestisce la RAI, la televisione, all'epoca Marco Pannella, i radicali fecero per altre ragioni ovviamente, però oggettivamente questa è una battaglia che andrebbe presa in considerazione. Io spero che il partito, non solo Fratelli d'Italia, e chiunque, qualsiasi altro partito, voglia sentire questa necessità di avere un ruolo diverso da parte del pubblico rispetto all'informazione televisiva, ecco, che riprenda un po' questo tema, perché noi purtroppo alla televisione di Stato, io personalmente, e non credo di essere l'unico, riconosco gravi e grandi responsabilità nella diffusione di una violenza generale e anche nella diffusione di un'immagine della donna e di quelli che sono i comportamenti di una società che non sia tribale, che non sia veramente, insomma, paleoenterologica per certi comportamenti, quale invece è quella che abbiamo. E certo, la pedofilia anche è il risultato di un certo tipo di lassismo che c'è nel diffondere certi messaggi, nel diffondere certe immagini, ma anche nell'impossibilità di essere perseguita come reato proprio per quello che diceva e proponeva il nostro Davide. Quindi finiamola con la spettacolarizzazione della violenza, perché quello è la prima cosa che forse in parte può aiutare a dare ai nostri figli e in generale a tanti di noi anche un modello diverso da seguire. Grazie a voi. Non sono per la sostanza, ma comunque passiamo la parola adesso allo scrittore, all'estensore di questo libro, Le Marocchinate, Emiliano Ciotti. Buonasera a tutti, grazie a voi che siete presenti, grazie agli organizzatori, ringrazio le forze di polizia, non so se avete fatto caso, ce ne sono tantissime, loro sono qui per tutelare la nostra sicurezza, perché dovete sapere che noi
noi ci troviamo in una repubblica così democratica che parlare di storia viene dato pericoloso, e quindi loro sono qui a assicurare la nostra sicurezza. Per quanto riguarda le estetiche polemiche, io non faccio politica, quindi sono un ricercatore storico, però voglio aprire e chiudere una parentesi. Di solito queste polemiche avvengono soprattutto nell'area di sinistra, e quindi mi riferisco all'AMPI, mi riferisco a tutte quelle persone che questa settimana hanno contestato il manifesto del Pompeo. Beh, queste persone devono sapere che se oggi parliamo di violenza sulle donne, di marocchinate, è proprio grazie a loro. Perché nel 1952 l'onorevole Maria Maddalena Rossi del Partito Comunista Italiano presentò un'importante interrogazione parlamentare. Questa interrogazione parlamentare è stata ripresa poi nel 2016 dall'onorevole Mauro Ottobre del governo Renzi. Trovate l'introduzione del libro, trovate proprio questa interrogazione parlamentare, la risposta scritta. Purtroppo la risposta non l'abbiamo mai avuta. Però è stato un atto molto importante a livello politico. E mi stupisce che ci sono delle donne che si sono avvicinate all'associazione che lucrano su questa stessa vicenda e alzano sempre da ridire su qualsiasi manifestazione che vengono organizzate. Partiamo dall'inizio. Che cosa sono le marocchinate? Allora, un importante studio dell'Università della Calabria individua le marocchinate come uno dei quattro stupri più grandi d'Europa. Allora, parliamo di circa 2012, in un arco temporale di 2200 anni. Il primo stupro ad opera della popolazione civile è stato ad opera dei Romani, il famoso ratto delle Sabine. Il secondo stupro è stato proprio quello delle marocchinate. Il terzo stupro è stato quello dell'esercito russo sulla popolazione tedesca. E il quarto è stato quello di Bosnia Erzegovina. Quindi parliamo di uno stupro di massa. Ci sono state sempre delle incompatibilità sulla numerazione, quante persone sono state stuprate. Beh, l'onorevole Maria Maddalena Rossi disse che solo nella provincia di Frosinone, guardate bene che le marocchinate non sono state da Frosinone ma mezza Italia, c'erano 60.000 richieste, di cui 20.000 erano solamente per gli stupri. Dato che abbiamo riscontrato possiamo dire che è veritiero in questi ultimi giorni, perché abbiamo depositato al nostro avvocato una denuncia contro la Francia alla Corte Internazionale dei Diritti dell'Uomo, perché comunque lo stupro non era ammesso dalle varie convenzioni dell'AIA. Ci sono stati degli attacchi anche dalla Francia da parte di scrittori storici, però questa scrittrice che si chiama Julie Legac, che era stata finanziata dal Ministero della Difesa francese per minimizzare l'accaduto delle marocchinate. Accaduto purtroppo che non è, diciamo, riscontrabile in piccoli numeri, ma ancora di numeri. Noi abbiamo giudicato e contestato, diciamo, gli studi di Julie Legac, perché è come se un tedesco parla delle foglie, no? Quindi cerca sempre della Shoah, quindi come cerca di sempre di sì, una cosa piccolina, non è vero, assolutamente no. Abbiamo tutti i dati, abbiamo circa 20.000 documenti che dimostrano l'opposto, e adesso ve li spiegherò mano a mano. Perché nasce l'associazione? Allora, dobbiamo tornare indietro all'11 giugno 1944, dopo che il fronte di Cassino fu sfondato, le truppe marocchine entrano in un piccolo comune qua vicino alla ciociaria che si chiama Rocca Gorga. Durante, diciamo, la risalita incontrano un ragazzino di 14 anni, Gigi Anastasio, lo prendono in un gruppo tra gli 8 e 10 comuni, prendono questo bambino, lo violentano e lo uccidono. Questo bambino era il fratello di mio nonno, quindi noi in famiglia sapevamo che c'era un deceduto ad opera dei marocchini. 25 anni fa, quindi ero un ragazzino, facevo delle domande, come penso che tutti si facevano, ma chi erano questi marocchini? E nessuno mi sapeva rispondere. Da là è nata proprio una passione alla ricerca storica, e dopo 25 anni oggi possiamo parlare di marocchinate in tutto il mondo, soprattutto grazie all'operazione e allo studio dell'associazione. Quindi in tutto il mondo noi abbiamo trovato siti giapponesi, cinesi, russi,
spagnoli, anche nella stessa Africa, svizzeri, che parlano di marocchinale. Se oggi si parla di marocchinale è solo grazie agli studi che ha fatto la selezione nazionale di lingue delle marocchinate. Chi erano i marocchini? Allora, la parola, il termine marocchinata è un termine improprio. Le persone all'epoca non sapevano distinguere le varie nazionalità straniere, quindi gli algerini, i tunisini, i senegalesi li mettevano sotto nome di marocchini. Questo ve lo dico perché siamo stati contattati anche dall'associazione marocchini in Italia, che hanno voluto specificare che il termine era errato, giustamente, però con un termine storico che ormai si usa da 75 anni, in effetti il termine marocchinata indica lo stupro di massa effettuale dei algerini, tunisini, senegalesi e stessi marocchini. Quando si parla di cifre, qualcuno cerca sempre di minimizzare, dice ma i marocchini erano 9.000, perché allora il CEF era composto da 130.000 soldati, di cui tra i 9 e i 12.000 erano i marocchini. Gli stupri non sono stati commessi solo dai marocchini, sono stati commessi da tutto il CEF. Parliamo di 130.000 soldati algerini, tunisini, ma stessi francesi di colore bianco hanno partecipato, documenti alla mano, hanno partecipato agli stupri in Italia. Da dove iniziano gli stupri? Dallo sbarco della Sicilia. C'è stato un paese che si chiama Galizia, era una situazione militare leggermente diversa dopo l'8 settembre, Italia e Germania combattevano insieme, e entrano in questo paese di Capizzi i siciliani, sapete come loro hanno la cultura del fucile, prendono i fucili e sparano ai marocchini, ne ammazzano tantissimi. Non si fermano, poi vengono rimbarcati e risbarcati a Salerno e da Salerno riniziano i stupri, mano a mano che risalgono, passando anche per Napoli, qua nasce poi la famosa canzone della Moriata Nera, no? Non so se l'avete mai sentita, è nato un creatura, un nero, si chiama Ciro. Questa era dedicata alle tantissime donne violentate dai soldati marocchini. Qualcuno si è anche prostituita per fame, ma la maggior parte sono stati violentati. Nella risalita verso Cassino incontrano tantissimi comuni, quindi tutto il casertano, violentano, stuprano, saccheggiano tutto il casertano, arrivano fino al Garigliano. Nel Garigliano, se non mi ricordo male, verso Sessa Lunga ammazzano tantissime persone, tra cui un carabiniere che cerca di difendere la figlia, lo ammazzano e poi purtroppo ci uccidono anche la figlia. Continuano la loro avanzata, arrivano a Cassino, si fermano questi famosi 4 mesi, ma non è che stavano in mano con le mani, violentano tutte le case coloniche dell'Irlanda. Abbiamo trovato un documento un paio di mesi fa dove trovano una donna, la violentano, la uccidono, la violentano e la bruciano viva, l'hanno assalita. Sfondano Cassino, passano per tutti i comuni di Esperia, Ponte Corvo, Castro dei Voci, che conoscete benissimo tutti quanti, mano a mano vanno anche, sconfinano la parte della provincia di Latina, quindi prendono i comuni di Campo di Miele, Lerma, Fondi, Forni, Terracina, risalgono tutti gli Appennini, gli Ausoni, prendono i comuni come Rocca Gorga, Maenza, Siezze, Priverno, Rosseti, che devastano totalmente caseggiati, ma devastano intere famiglie, perché tantissimi omicidi, soprattutto di mariti e fidanzate che cercano di difendere le mogli o le figlie, vengono uccisi. Nel caso in cui qualche donna denuncia l'omicidio, purtroppo all'epoca i comandi dei carabinieri non c'erano, quanti erano sfasciati, erano inesistenti, andavano presso i comandi francesi a fare le denunce, è come andare in bocca al lupo, vanno là, sanno che l'hanno denunciato, i marocchini si organizzano, così questo è capitato nel comune di Treviano di Bruxelles, si riorganizzano, la sera escono proprio barbari, bande armate, bruciano e uccidono tutti quelli che incontrano per strada. Passano, quindi vanno sui castelli romani, interviene il Papa, Papio IX, di cui non vuole fare entrare i Gugnè a Roma, tant'è vero che i Gugnè a Roma non entrano, si vedono solamente dei piccoli cordoni che sfilano per i fori imperiali, però le truppe accampano fuori Roma e fuori Roma continuano a perpetrare furti, omicidi e violenze. Superato istituita Roma città aperta, quindi proseguono il loro viaggio verso il nord Italia, passano per le province di Rieti e Viterbo, continuano a violentare e uccidere tutti quanti.
passano per la Toscana tantissimi comuni. Siena, il cardinale Tisserand disse che nell'ospedale di Siena c'erano 25 bambine dai 9 ai 12 anni ricoverate proprio per le gravi situazioni fisiche. Quindi continuano, passano per Grosseto, superano Siena, Livorno, arrivano alle porte di Firenze e si fermano. Partono però alla parte dell'isola d'Elba, dove l'isola d'Elba e l'isola di Pianosa fanno terra bruciata, violenta, uccidono continuazione, tantissimi casi di omicidio e disturbo. Poi stranamente vengono rimbarcati e vanno alla Normandia. Allora, perché è successo questo qua? Perché un esercito, noi siamo l'unica nazione al mondo, ad essere stati violentati dal loro imperatore. Perché succede questo qua? Allora, questa è una risposta che noi ci siamo chiesti in 25 anni di ricerca storica, l'abbiamo trovata 5 mesi fa. Abbiamo trovato il motivo vero perché i francesi hanno permesso il stupro di massa in Italia. Allora, nell'archivio di Stato abbiamo ritrovato 3 fascicoli desegretati. Questi 3 fascicoli, ma poi ne abbiamo trovato anche un quarto, erano per praticamente che succede? Non lo dico in poche parole perché è troppo difficile e lungo da raccontare. Aprirono delle commissioni sui crimini alleati in Italia. Ogni regione fece un resoconto di vari crimini, perché questi fascicoli dovevano essere portati al tavolo della pace e si doveva mettere in discussione tutto quello che avevano fatto gli americani, gli alleati in Italia. Non furono portati al tavolo della pace perché le condizioni poi dell'armistizio furono irrevocabili, però hanno lasciato una traccia importante per gli studiosi e per noi. Allora, perché i francesi, come dicevo prima, hanno permesso lo stupro di massa? Perché dovete sapere che questi 3 fascicoli sono divisi in base a 3 tipi di anni. 1940, il fascicolo si intitola Crimini francesi nel territorio francese. Che succede? Nel 40 c'è la famosa pugnalata dalle spalle da parte dell'Italia. I francesi, risentiti da questo tradimento, prendono tutti gli italiani che vivono in Francia e li portano tutti all'interno dei campi di concentramento. Ho trovato una lettera molto significativa che diceva di un alto funzionario, di un console italiano, che in Italia tutti i francesi italiani furono rimpatriati, quindi non c'è stata una caccia a francesi, sono stati presi e rimpatriati in Francia. In Francia invece no, sono stati presi tutti, funzionari, tutto quel chi viveva da anni, da 25-30 anni, sono stati tutti presi, messi nei campi di concentramento francesi. E non è stata una passeggiata, perché i francesi prendevano gli italiani, bastonavano e li uccidevano. Ci sono stati tanti casi di omicidio, tante persone che sono morte all'interno di questi campi di concentramento. Arriva l'armistizio, i prigionieri vengono liberati. Il secondo fascicolo che abbiamo trovato è un altro che è significativo. I crimini francesi nei campi di prigionia francesi. Che cosa vuol dire? Che durante la guerra in Africa settentrionale furono fatti tantissimi soldati prigionieri. Dove furono messi questi soldati prigionieri? I più fortunati furono messi nei campi inglesi. Io posso dire che mio nonno è stato fatto prigioniero a terra alla terra e è stato messo all'interno di un campo di prigionieri inglesi. Ed è stato uno dei più fortunati. Ma chi è stato sfortunato? Veniva messo nei campi di prigionia francesi. Pensate bene che questi campi di prigionia francesi erano gestiti dai Guinei, dai marocchini, dall'esercito coloniale francese. E secondo voi che cosa gli hanno fatto gli italiani? Hanno riservato quello che hanno fatto le donne italiane, presi, torturati. Ci sono visto alcune testimonianze tipiche che ho visto solo nei film, no? Di solito faccio sempre l'esempio, vedete il cowboy, quello che viene messo sotto la sabbia fino al raccolo? Ma gli italiani mi hanno riservato lo stesso trattamento. Ma non per 2 ore, parliamo di Africa settentrionale, quindi dove la temperatura raggiunge 40-45 gradi, quindi hanno messo là per poi dire se era fortunato magari un po', se non moriva. Tantissimi sono morti perché non avevano da mangiare, e chi marcava visita, perché giustamente il denutrimento lo faceva stare male, prima di portarlo in infermeria gli facevano fare 12 km che in un la sabbia quando andava a fare questo discorso, immaginate che deserto i soldati italiani dovevano fare 12 km. Altra cultura che ho visto, che mettevano 3 mesi così in mano, le 9 di 1,
se provavano a mettere il piede nel fuoco, mi sparavano, bastonavano. Ma questo era un continuo tutti i santi giorni. Il perché? Perché è successo questo? I documenti dicono chiaro, risentimento nazionale, gli italiani hanno tradito la pace. Gli stessi documenti li abbiamo ritrovati anche su, con le marocchinate, con il famoso memorandum di Juen. Juen si rivolge alle truppe dicendo di contenersi anche se il risentimento nazionale è forte. Il documento più chiaro di questo è inappellabile. Quindi se c'è stato un crimine, non sono stati certi gli italiani, poi c'è la parte sociale che quando si parla di marocchinare, no? C'è sempre la giustificazione, no? Di minimizzare l'accaduto, l'abbiamo anche fatto noi in Francia, noi in Francia non abbiamo fatto assolutamente niente, c'è stato un ex sindaco che dice che abbiamo fatto dei crimini a mezz'ora, lui si riferisce soprattutto a una, diciamo, erano dei civili, una caravana dei civili che sono stati uccisi da alcuni aerei, ma ieri, documenti alla mano, erano francesi, non erano italiani. Così come dicono sempre che non abbiamo fatto anche noi in Africa settentrionale. In Italia, in Africa settentrionale, non hanno fatto studi. Confondono un po' il madamato, che era una legge dello Stato che poteva fare sposare, non violentare, anche il minorenne, cosa che secondo qualcuno era considerato un oscuro. Ma gli italiani questo non l'hanno mai fatto. Sicuramente non mettiamo in dubbio che qualche italiano l'abbia fatto, però in quel caso se in generale gli ufficiali lo sapevano venivano rimpatriati e messi sotto corte marziale fino alla famosa legge di discriminazione razziale, perché pure qua bisogna che alcune persone fanno pace con la storia, perché se gli italiani erano razzisti lo erano sempre, non solo quando gli facevano comodo. Quindi le leggi sulle leggi razziali vietava pena fucilazione di avere rapporti con le persone non della stessa nazione. Perché il libro? Allora, fino a 20 anni fa, 25 anni fa, quando parlavamo di marocchinate, le persone si mettevano a ridere, ma sì, causa della guerra, naturalmente, no, passata a scoppiare una bomba, no. Il libro raccoglie testimonianze dei carabinieri, denunce, ma il libro è una parte, il libro, diciamo, è un antipasto, perché questi anni sono usciti fuori 20.000 pagine, quindi ci saranno altre pubblicazioni, secondo, terzo, quarto, ne hanno fatti quattro libri, solo per raccogliere tutta la documentazione che in questi anni è stata raccolta, ma parla in maniera molto chiara dell'intenzione che hanno avuto nei confronti degli altri. Alcuni paesi, tipo l'Enola e il Campo di Neve, sono stati violentati dai senegalesi, perché noi la maggior parte a livello culturale identifica le marocchinate sempre con i soldi marocchini, ma brutali sono stati anche i senegalesi. Il comune di Lenova, parliamo di quasi tutte le donne, è stato violentato da questi famigerati tiranni senegalesi. I certificati medici, perché poi che succede? Badoglio conosceva quello che succedeva in Italia, lo sapeva anche l'esercito francese, perché voi vedete il libro raccoglie tutte le denunce, sotto ogni denuncia c'è scritto governo alleato militare informato. Quindi loro sapevano cosa stava succedendo, ma non hanno fatto nulla per impedirlo. Quindi dopo le violenze, dopo che l'esercito era risalito, i paesi abbandonati dall'esercito francese gli furono mandati dei militari medici per accertarsi delle condizioni sanitarie della popolazione. E alcuni reparti medici, sono allucinanti, perché dicono quello che abbiamo visto sarà tramandato, la crudeltà sarà tramandata in posto. E dicono anche che una persona su tre ha preferito denunciare l'accaduto che esporsi, perché purtroppo il modo di esporsi nel senso di denunciare l'accaduto, era infamante, perché la donna poi prendeva il marchio di donna marocchinata, quindi di donna violentata, e parliamo di 75 anni fa, erano poi precluse da tutta l'attività sociale del paese. Non è cambiato nulla a 75 anni di differenza, quindi anche oggi ci troviamo alla difficoltà della donna della denuncia che mi ha raccontato i soldi. E badate bene che
donna ha ricevuto una situazione drammatica, traumatica, inimmaginabile. Nel 1995 sono state intervistate delle donne di Amaseno e una di loro disse, ancora mi viene la bella donna quando la sento l'intervista, era meglio morire allora che portarmi questo fratello in Turchia. Perché? Perché oltre logicamente al fardello della violenza c'era il fardello delle malattie, tantissime donne risultarono malate di sifilide, di gonorrea, lue, eccetera. Abbiamo trovato anche i documenti del costo delle medicine e dei primi soldi che presero, perché i primi soldi che presero si parla di una tampon di tra le 5 e le 15 mila lire. Una confezione di medicine costavano 6.000 lire, quindi loro facevano due cicli di terapia e poi dovevano spostare con i soldi propri. E non parliamo delle gravidanze, il 90% delle donne risultavano purtroppo gravide, e poche partorirono e tante abortirono, ma gli aborti di 75 anni fa sono un rapporto di oggi, venivano fatti con strumenti provati d'occasione, quindi prendevano ferri, attrezzature magari che non erano disinfettate, magari erano incinite, facevano questi aborti, molti morirono, molti si salvarono con grandi conseguenze e tanti si salvarono. Noi qua abbiamo dato dei documenti, per esempio ad Alati, dove venivano messi i bambini mulatti, perché tanti pure partorirono e magari piangiavano i loro figli, quindi davano i figli agli orfani. Tante donne emigravano perché magari non volevano farsi riconoscere più nel proprio paese, tante donne impazzirono, tante donne non si sposavano più, perché magari, noi abbiamo tantissimi casi che dovevano sposarsi e poi i mariti l'hanno rifiutata, come tante donne sono state violentate mentre erano incinta, 7, 8, 9 mesi, non abbiamo tantissime di questi documenti. Quindi l'associazione nasce per studiare proprio questo fenomeno che fino a pochi anni fa era sconosciutissimo. Oggi, grazie anche all'aiuto di qualche politico, tantissime comuni hanno approvato le mozioni, anche la provincia di Frosinone ha approvato una mozione e mi auguro che faccia un appello, che non ci fermiamo solamente a approvare una mozione. La mozione deve avere un seguito. Noi abbiamo una mozione dal 2010 approvata dal comune di Maenza, approvata dal centro-destra, poi subentrata dal centro-destra, la mozione è stata approvata. Noi con le mozioni approvate che non hanno seguito non ci facciamo niente. Quindi le mozioni devono avere un seguito, istituire una giornata che noi abbiamo identificato. È stata portata anche una proposta di legge della Regione Lazio, abbiamo identificato come il 18 maggio, perché questa data? Perché deve essere una data significativa e deve avere uno scopo molto ben preciso. Non dobbiamo far fare la fine della mamma sociale, perché il monumento alla mamma sociale è nata come resistenza all'antifascismo, non è nata per ricordare le donne violentate. Deve essere una data che abbia un significato ben profondo. Noi, con la nostra associazione, con i nostri storici, abbiamo cercato di identificare questa data. L'abbiamo trovata nel 18 maggio, perché il 18 maggio c'è stata la presa di Cassino. Quindi i polacchi mettono la presa sopra Monte Cassino, mettono la bandiera sopra Monte Cassino. Questo che cosa vuol dire? Che è l'inizio, parliamo dell'inizio della liberazione, ma la fine di tutte le popolazioni che seguono dopo Cassino, anche se storicamente ci sono state pure prima, però diciamo che Frosinone è identificata come il fulcro delle violenze della parte dei martiri. È stata depositata 5 mesi fa una proposta di legge alla Regione Lazio che identifica il 18, se la proposta dovesse passare ci sono anche dei finanziamenti, delle borse studio, perché gli studenti devono studiare, non c'è stato mai fatto da parte dell'Università degli Studi Seri. Quattro mesi fa, mi hanno invitato a Roma 3, all'Università 3, perché si parlava di marocchinate, hanno trasmesso il film, la cosa, un film bellissimo, perché non l'avesse mai visto, invito a vederlo. E poi hanno fatto un impegno sulle marocchinate, la prima volta in Italia che in un'università si parla di marocchinate. Ecco, questi sono i segni che a noi associazione, ma penso a tutti i politici, devono servire per riconoscere una delle più brutte e triste vicende che è successo in Italia. Io
spero, purtroppo l'argomento è così lungo e basta, le fai due ore per parlare, non abbiamo tutto questo tempo. Magari se avete qualche domanda siamo qui a disposizione. Grazie mille. Ringraziamo Emiliano, niente, volevo sapere se qualcuno ha qualche domanda da fare sia sulle marocchinate che sulla proposta di legge che ne vorremmo presentare. Tutti d'accordo, tutti? Mamma mia, che bel pubblico. Va bene. Moderatori, va bene, ringrazio comunque a noi tutti quanti, ringrazio Stefania Fortivo, Daniele Mauro, Daniel Prosperi, Luca Romagnoli e Emiliano Ciò. È stato un piacere stare con voi e dare informazioni. Ringraziamo le forze dell'ordine anche che sono state a disposizione. Sempre meglio che ci sia un controllo di noi. E noi un abbraccio a tutti e se si sentisce a breve. Gracias.